Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di nuovo di regali di Natale, ma questa volta non vi darò dei consigli generali, ma vi darò proprio qualche consiglio di oggetti che si possono regalare a lui, quindi a un uomo. Poi penseremo anche alle fanciulle, quindi farò poi un altro video in cui vi darò qualche consiglio per i regali da fare invece a lei. Quando si tratta di fare un regalo a un uomo, spesso la cosa si complica un pochino, perché mentre per una donna è abbastanza semplice, per un uomo le cose possono essere un po' più complicate. Però vi assicuro che anche per un uomo ci sono tanti regali molto carini che si possono fare e molti di quelli di cui vi parlerò sono anche low cost, quindi avranno un prezzo contenuto. Ovviamente, come vi dicevo anche nel video in cui vi davo dei consigli più generali, dovete sempre cercare di fare attenzione a quali possono essere i gusti della persona. Ci sono dei regali che però più o meno vanno sempre bene per tutti. Ad esempio, guanti, sciarpe, cappelli, un pigiama, sono sempre cose che vengono apprezzate solitamente, che più o meno piacciono a tutti. Poi può andare bene un dopobarba, però ovviamente fate attenzione se la persona si fa la barba oppure se porta la barba lunga, perché in quel caso potrebbe non andare bene. Un altro oggetto che può andare bene solo se la persona le indossa sono le cravatte. Ad esempio, una bella cravatta può essere un regalo molto apprezzato e molto gradito da chi indossa spesso la cravatta. Un altro regalo che può andare bene per tutti è ad esempio un bagnoschiuma. Se la persona è tifosa, vi potete orientare sui bagnoschiuma dedicati alla squadra del cuore. Hanno di solito delle belle confezioni, quindi sicuramente verranno apprezzati e poi utilizzati, perché comunque bene o male il bagnoschiuma si utilizza sempre. Un altro regalo che può essere molto apprezzato può essere una penna oppure una chiavetta USB. Ma se volete fare bella figura, potete prendere una penna con la chiavetta USB incorporata, che sono cose che gli uomini comunque utilizzano sempre. Vi faccio vedere un esempio. Questa è una penna che è nera, quindi molto maschile, molto semplice, che ha la penna qui, perché non so se la vedete, spero di sì. Qui ha la sua penna, appunto, quindi può essere utilizzata. E poi nella parte dietro c'è la chiavetta USB. Quindi può essere utilizzata per tutte e due le funzioni, sia come penna che come chiavetta. E questa per un uomo può essere davvero un bel regalo, un regalo utile. Se la persona a cui dovete fare il regalo è uno sportivo, quindi va spesso in palestra, un altro regalo che sicuramente prima o poi sarà utile e utilizzato è un asciugamano per la palestra. Quindi un asciugamano da utilizzare sugli attrezzi oppure un asciugamano da utilizzare per la doccia, quindi sicuramente questi possono essere regali graditi. Inoltre, se volete dare un tocco personale, potete scegliere un asciugamano che magari abbia una frase particolare oppure il nome della persona alla quale lo andrete a regalare. Un'altra cosa molto utile per uno sportivo può essere un orologio che abbia un cardiofrequenzimetro oppure un contapassi piuttosto che un conto delle calorie bruciate. Ad esempio, questo può essere un esempio di un orologio del genere, ma ce ne sono veramente di tutti i modelli, di tutti i costi, di tutti i generi. Quindi, insomma, se vi informate un pochino, anche su Amazon ce ne sono molti disponibili di questo tipo. Un altro oggetto che vi volevo consigliare, che va bene soprattutto per i nostalgici degli anni 80 che amano i videogiochi, è una console della Nintendo che si chiama Nintendo Classic Mini ed è molto particolare perché ha intanto un design retro che quindi ricorda gli anni 80. Poi ha la possibilità di essere collegata all'HDMI e anche alla Wii. E ha la possibilità di essere utilizzata in modalità tubo catodico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che andrà a riprodurre esattamente la grafica dei giochi che andavano di moda negli anni 80. Inoltre, questa console include all'interno tutti i principali giochi di quel periodo. E quindi per i nostalgici anni 80 che magari amavano i videogiochi e che vi hanno detto magari qualche volta come mi piacerebbe poter rifare un gioco di quegli anni perché mi ricorda quando ero piccolo, ad esempio, questo sicuramente è un regalo gradito, apprezzato
e che magari potrà essere fatto anche con qualche amico piuttosto che con qualche altro appassionato e nostalgico di quel periodo, quindi sicuramente verrà apprezzato. Questa è, diciamo, una carrellata di idee regalo che mi sono venute in mente pensando un pochino ai regali di Natale che dovrò fare anch'io. Potete come sempre integrare nei commenti se avete altri consigli, così magari chi guarderà il video e leggerà i commenti potrà avere ancora più consigli. Spero di esservi stata in qualche modo utile. Mi raccomando, non perdetevi il video dedicato ai regali da fare a lei, perché fra qualche giorno pubblicherò anche delle idee regalo apposta e specifiche appunto per le donne. Quindi continuate a seguirmi, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.